B. A Vicenza arriva la Virtus Entella di Mister Breda, agli ordini dell'abito Serra che in questo momento dà il via alla partita. Il Vicenza ha una partita da non sbagliare. Dopo le ultime prestazioni degli uomini di Bisoli, arrivando da un cammino che dopo andremo ad analizzare insieme, il Vicenza questa sera affronta la Virtus Entella in una partita, come detto, da non sbagliare, visto che la classifica è diventata sempre più corta. Ma attenzione subito al Vicenza in avanti, libera la difesa della squadra di Chiavari, il Vicenza prova a tenere la palla avanzata, signori, da palla dentro per Giacomelli e Benedetti però che fa buona guardia e rilancia. Vicenza parte subito Esposito ad anticiparlo e adesso il Vicenza cerca di ripartire. Proviamo a dare le formazioni delle squadre dopo 1:37, visto che il Vicenza comunque è partito molto molto forte. Il Vicenza di Mister Bisoli quindi in campo a Benussi, Bianchi, Adegio, Esposito, Zaccardo, Orlando, Rizzo, Signori, Bellomo, Giacomelli, De Luca. Quindi rispetto a quanto era stato anticipato in vigilia, riposa Gucker che ha giocato da quando è arrivato, ogni minuto da quando è arrivato. Ottimo l'anticipo di Bianchi che forse si allunga un po' il pallone ma riesce a darlo a Giacomelli. Detta il passaggio ancora Bianchi all'interno dell'area, però Giacomelli vede Bellomo. Bellomo va a calciare, la palla rimane lì per Giacomelli che riesce, la mette dentro, rete, rete, bellissimo gol di Giacomelli. Bellissimo gol di Giacomelli che ha creduto, Giacomelli, De Luca. Faccio confusione per il taglio di capelli, chiamiamolo così, di entrambi, ma finalmente Vicenza torna a segnare al Menti. Marcatore. Eccola qui l'azione, è De Luca stessa che la inizia. Giuseppe. Viene contrastato, Bellomo va a calciare, la palla rimane Giuseppe. Per aria e De Luca molto molto intelligentemente Giuseppe. Continua a seguire. Barai è un po' morbido e riesce De Luca a girare il pallone alle spalle di Jakubovic. 1-0 per il Vicenza, 25esimo, molto molto bene, Bisoli soddisfatto, gran bel respiro di sollievo per Bisoli e per la sua squadra. Breda dall'altra parte è perplesso, visto la parte, sì, è entrato Belli, quindi andremo a vedere. Belli dovrebbe essere entrato a sostituire, vista la presenza in campo, o Pecorini o Benedetti. Moscati l'abbiamo visto in campo, ma adesso lo controlleremo. Cross all'interno dell'area di rigore, c'è un contrasto, i giocatori dell'Entella chiedono il penalty, ma Catellani dice io non ho spinto, l'arbitro invece ha dato il calcio di punizione su questo bel cross all'interno dell'area. Assolutamente Catellani tira Esposito verso di sé, lo porta, è stato su un tiro abbastanza trovato casualmente di Catellani, ma eccolo qui pareggio dell'Entella. Sciocchezza, infortunio clamoroso di Benussi ed Esposito su una palla assolutamente innocua, una palla, rivediamola, cross di Belli, Esposito e Benussi fanno la frittata. Esposito sembra quasi togliersi, Benussi non alza le braccia, perdonatemi ma questo è un pallone che il portiere deve mangiare, perché Benussi non ha provato neanche a prenderlo, il pallone gli è proprio stato un errore tecnico, è andato a sbattere. Zaccardo fa un grandissimo tiro, attenzione! Bellissimo tiro di Zaccardo dalla tre quarti che va a incrociare, Bellomo in tuffo, cerca di andare a buttare dentro un pallone destinato ad uscire, purtroppo rivediamolo. Zaccardo si coordina benissimo, calcia molto bene, Bellomo va a prenderlo, forse con la testa, forse con le braccia, infatti ecco il motivo, non capivo perché il giocatore cerca di scendere ancora con vita. Vita, cross, un bel pallone all'interno dell'area, palo! Cross molto 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 bello di Vita all'interno dell'area, Orlando si è liberato all'interno dell'area di rigore, il difensore non è riuscito ad anticiparlo e
Eccolo qua, rivediamo il cross di Vita, strozzato. Orlando si libera molto bene di Baraje e colpisce il palo. 25esimo, anche la malasorte o la Virtus Entella molto pericolosamente davanti a Desio, dopo essere andato a contestare fuori dall'area, chiude molto molto bene su un tentativo del secondo calcio d'angolo per la Virtus Entella, il primo del secondo tempo. 5 ne ha battuti il Vicenza. Caputo in una serata non positiva protesta con l'arbitro. Secondo calcio d'angolo per la Virtus Entella, quasi al 29esimo minuto di questo secondo tempo, sull'1-1 ancora contrasti all'interno dell'area di rigore, un giocatore del Vicenza è per terra, sicuramente l'arbitro adesso sta richiamando a sé Pellizzer. Zaccardo è sempre comunque il più, ecco, Pellizzer cerca di sbracciarsi con Esposito, sinceramente non ho visto niente neanch'io, quindi si può andare a battere il calcio d'angolo. Calcio d'angolo che arriva in area, colpo di testa a rete, credo proprio lo stesso Pellizzer, sì, purtroppo sì. Pellizzer svetta all'interno dell'area di rigore del Vicenza e mette a segno il suo terzo gol in campionato. Salta pressoché da solo, sbagliano probabilmente a scalare le marcature i giocatori del Vicenza, vanno tutti su Tremolada e Pellizzer si trova libero dietro. E il Vicenza si trova sotto. Ad incanalare la quarta sconfitta nelle ultime sei partite, con quattro sconfitte e due pareggi, quindi l'emergenza ancora più alta. De Luca, rete! De Luca, bravissimo, mi azzittisce subito De Luca. Lo devo ripetere più spesso. De Luca segna la doppietta, pareggia per il Vicenza. Bravissimo De Luca, bravissimo. De Luca sta dimostrando tutte le sue caratteristiche, con un rizzo veramente molto bravo, l'abbiamo visto anche prima nelle sue percussioni, da un bel pallone. Bellomo trova il taglio interno di De Luca, che è velocissimo ad anticipare la difesa della Virtus Entella. Pellizzer questa volta non riesce. 15 secondi al termine del recupero, credo che le squadre ormai abbiano deciso di non farsi più male e portare a casa questo 2-2. Arbitro Serra sta per mettere il fischietto in bocca e fischia, no, chiedo scusa, non fischia alla fine. Extra recupero dato dall'arbitro di Torino, con l'Entella che rimette il pallone in gioco. Palla lunga, qui c'era fallo, il Vicenza cerca di rilanciare per dare il pallone, ma il Vicenza è abbastanza rientrato nella sua metà campo. Il solo adesso prende palla Orlando, che però è abbastanza solo. Zaccardo dà il pallone all'interno cercando di trovare uno sfogo dal punto di vista offensivo. Orlando recupera il pallone, l'arbitro deve aver dato un extra minuto, che ormai siamo prossimi al 50esimo, e in questo momento l'arbitro Serra fischia alla fine. È 2-2 tra Vicenza. Bianco rosso è il colore.